Marco, una bella Milano stasera, insomma, un risultato importante. Sì, è una Milano che sta crescendo, che ha, che aveva oggi due obiettivi, quello più importante chiaramente è il risultato, ma è quello della crescita, perché abbiamo 16 partite ogni 3 giorni consecutive, quindi il tempo di lavoro è questo anche. E alle ragazze ho chiesto di questi due obiettivi, cioè quello di crescere come gioco, e oggi la parte battuta e muro ha funzionato, la parte attacco un pochino a corrente alternata. Non è facile giocare alla perfezione, però noi dobbiamo arrivare pronti quando sarà, crescendo su parlo dei playoff chiaramente, crescendo su questi livelli, cioè tenere il tuo ritmo contro un avversario che io temevo molto, perché ha qualità, e lo si è visto nella finale del secondo set e inizio del terzo. Quindi non ci sono avversari semplici, è chiaro che noi siamo costruiti per obiettivi più alti di quelli di Pinerolo, ma questo ci deve stimolare per avere un atteggiamento più aggressivo di Pinerolo. Quindi brave, perché poi dopo un attimo la pausa del terzo set ne siamo usciti con il servizio che sta funzionando bene in queste ultime 3 gare, quindi sono contento. Le partite così diverse con Conegliano e Novara cosa vi hanno lasciato e cosa vi hanno dato? Ma Novara è recente passato, perché parliamo di una settimana fa, nonostante abbia giocato già 3 partite. Novara ci ha dato consapevolezza che c'è bisogno di lavorare, di stare in campo, stiamo crescendo ogni volta, si stanno riducendo le imperfezioni, e sto permettendo a qualcuno di recuperare dalle fatiche estive, e questo non è da poco, e stiamo prendendo consapevolezza dei nostri mezzi. La squadra sta iniziando ad avere più fiducia in se stessa, perché è una squadra quasi completamente nuova, quindi Novara ci ha dato tanta fiducia, perché non è facile giocare con Novara, gioca veramente bene a pallavolo, portare a casa 3 punti è stato per noi motivo di orgoglio. Noi abbiamo preso 2 bei cazzotti da Conegliano, e quindi ci dobbiamo allenare per saper rispondere a tono quando sarà il momento. In questo momento non dobbiamo più pensare a Conegliano, dobbiamo pensare alla prossima gara, che è un avversario davvero tosto, che è Chieri. Poi ci sarà Roma, poi ci sarà il Vakif, poi ci sarà Casalmaggiore, poi ci sarà Mulhouse, poi continuiamo così ogni 3 giorni. Quindi la testa deve essere sempre sul presente, sul domani, e cercando di fare sempre un passo in più, perché abbiamo visto che non siamo ancora a livello di Conegliano, e per farlo dobbiamo lavorare. Ma quindi la panchina di Sila è figlia della necessità di farle tirare il fiato dopo un'estate in cui non si è mai fermata? Ma io ho 4 schiacciatori che faccio fatica a dire chi è titolare e chi è no. Miriam, come le altre, ogni tanto ha bisogno di una pausa. È stata male per Mulhouse, non è proprio partita, perché dopo la partita di Novara non è stata bene, però è rientrato tutto. Oggi è stata una mia scelta gestionale, come farò nelle prossime partite, cambierò spesso il sistema, ma la stessa cosa è successa per i centrali. Chi in questo momento sto spingendo un pochino di più è Orregono, perché devono costruire un'intesa, devono ricostruire un'intesa, e devono mettere le basi di quello che poi è la struttura, ma anche per loro arriverà il momento in cui farò tirare il fiato, per così dire, ma sappiamo che è così. Che gonno stai trovando? Io mi sto trovando da Dio con tutte le ragazze che vengono in palestra, lavorano tantissimo. Paola si sta mettendo a disposizione, sta lavorando su dei passaggi. In questo momento l'attaccante lo conoscete tutti, io sto chiedendole molto a Muro, perché a mio avviso ha delle qualità stratosferiche che non sfrutta al 100%. Sulla battuta sta riprendendo fiducia, oggi si è visto, però è una ragazza che ha voglia e ha fame, e ha voglia di mettersi tutto dietro e pensare semplicemente alla nostra squadra. Quindi davvero, lo dico con onestà, sono molto, molto contento di lei.